Buonasera amici e benvenuti a Ticket to Ride qui al Salottino Blues. Chiaramente Ticket to Ride è un format nato di sana pianta dal mio caro amico socio Massimiliano, che da quando è entrato lui siamo esplosi, perché lui è una mina, quindi il Salottino Blues e Ticket to Ride è proprio ormai disegnato intorno a lui, intorno a me, e lui mi ha fatto conoscere due personcine fantastiche, i Red Stones, che sono qua con noi stasera. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Quindi, Red Stone, innanzitutto devo portarti i grandi saluti di Massimiliano Giorgio, perché mi ha chiamato poco fa, mi ha detto non ti dimenticare di salutarmi Giorgio. Sarà fatto, Massimiliano. Grazie! Grazie, ricambio proprio qua davanti a tutti. È stato un grande incontro, ecco. Sì, è vero, è vero. Quindi, Red Stone nasce quindi da Giorgia o Mary Lou? Sì. Mentre invece Tommy è un chitarrista che è fantastico, bello, mi piace. Quando suoni in acustica, Tom, sei spettacolare. Fantastico. Quindi siete nati da poco, ho visto, no? Stavo leggendo la vostra storiella, ma il vostro incontro così per creare questo duo, da cosa è nato? Io solitamente metto sui social, prendo un pezzo, ne faccio una cover, poi solo me lo giusto io sul momento. Ho avuto la fortuna di essere visto e sono stato contattato da Mary. Allora poi da lì sono partiti, diciamo, discorsi inerenti ai gusti musicali, e successivamente poi abbiamo cercato di unire le forze. Ecco. E di fare qualcosa di originale. Sì, molto originale direi. Beh, le cover sono spaziali, no? Quindi innanzitutto, vabbè, amici, andate a vederli Red Stone su YouTube, andateli a sentire. Le cover sono veramente pazzesche, veramente fatte molto bene, belle, voce strepitosa, chitarra precisi. E insomma, siamo praticamente nel folk rock blues americano. Sì, abbiamo questa grande passione che ci accomuna verso la musica americana rock, diciamo che principalmente dagli anni 70 in poi, e abbiamo detto perché non riproporre tutti questi brani che sono quelli che hanno fatto un po' la nostra storia della nostra vita. E sono brani con cui chiaramente abbiamo studiato, insomma abbiamo pianto, abbiamo riso, e allora abbiamo deciso di partire di lì, da dove insomma un punto un po' forse in comune per tutti poteva essere un punto di unione. Quindi certo. Siamo partiti di lì, abbiamo detto proviamo a fare qualche cover un po' a modo nostro, cercando di mantenere la nostra autenticità, sia quella magari di Tommy con le sue chitarre, sui soli che forse sono più emozionali, molto legati a un bagaglio che poi vabbè ti racconterà lui, e io ho cercato di mantenere quella che poteva essere la mia timbrica, e molto più forse dolce, un po' una contrapposizione nel rock, però io in realtà, anche se sono molto dolce, ho uno spirito tanto rock. Quindi allora, innanzitutto, Mary Lou, però il tuo nome è proprio Giorgia. Sì. E la voce, devo dire che Giorgia, cioè, siamo sulla stessa linea, cioè, voglio dire, io adoro come cantante, adoro Giorgia, ma quando ti ho sentito ho detto, wow, cioè, il nome non mente qui, cioè, proprio fantastica. Mentre invece ho saputo, chiaramente, vabbè, leggendovi, che Tom, tu ti sei costruito una Telecaster. Ne ho costruite tre in realtà. Ah, molto bene. Ma perché praticamente, allora, io ero un po', sono sempre stato uno che ho utilizzato la Stratocaster o la Les Paul,
Però stavo cercando una sonorità un pochino più tagliente e allora sono andato una sera a casa di un mio amico, non l'avevo mai provata. E lui mi dà questa Telecaster che si era costruito lui, approvo e dico, sì, suona bene, quindi perché non costruirla anch'io? E allora da Perché lì no? poi è nato tutto la storiella, e perché mi sono messo lì, ho cercato di fare degli schemi di cablaggi classici ma anche moderni, quindi un po' di tutto per spaziare e avere comunque tre chitarre che ognuna ha il suo timbro, il suo suono. Allora le uso tutte e tre ormai. Fantastico. Ormai è Bello. diventata una passione. Adesso sto mettendo a disegnare una linea di chitarra che non c'è, è dalla mia penna, diciamo. Oh, fantastica questa cosa, molto molto bello, bravo. Caspita, no, io Grazie. sono molto più somaro, io sono molto più capra perché avevo voglia anch'io di costruirmi una chitarra, ma essendo un somarello, ho preso uno di quei kit da assemblare e ho fatto molto in fretta, tra virgolette, perché poi dopo, sai, me la sono verniciata al colore che volevo io, eccetera, eccetera. Gli ho cambiato alcune cosine, le meccaniche, ma cose molto semplici, molto, molto semplici. Però è bello, cioè, avere uno strumento e dire, non l'ho proprio costruita, però me la sono assemblata a mio piacimento. Sì. È qualcosa di Sì, carino, sì, sì. no? Qualcosa di bello. L'altra cosa che mi è piaciuta molto è il brano che avete inciso a 432 Hz. Cioè, Sì. tanta roba. Sì, diciamo che appunto non ci sono magari tantissime persone che possono capire questa cosa, però per noi, essendo comunque i Pink Floyd un gruppo che ci ha accomunati parecchio, penso tu per Gilmour forse, io vabbè li ho sempre amati, insomma nel mio giradischi i miei regali principali sono magliette Pink Floyd e dischi di Pink Floyd, ecco. Quindi abbiamo deciso di ispirarci a Dark Side of the Moon, anche se nel nostro piccolo, perché comunque appunto siamo indipendenti e cerchiamo di far uscire le cose come riusciamo, come possiamo, giustamente. Però abbiamo preso ispirazione di lì, abbiamo detto: ma perché non provare a registrare un brano in 432? E di lì ci siamo poi divertiti e a sperimentare queste sonorità, capire come potevano amalgamarsi con tutto il resto e via. Tanta roba, sì, beh, insomma, è il 432 Hz, no? La frequenza dell'universo, no? Almeno si è sempre detto così, ed è vero, e è anche vero che quando lo si ascolta dà quella sensazione, no? Di libertà, no? Di pace, no? Beh, siete stati bravi, perché comunque non è mica un gioco, non è certo una cosa semplice. Mentre invece io ho sentito un brano che avete fatto cover, Simple Man, che cioè, è un pezzo che suoniamo anche col mio gruppo e che ci piace parecchio, soprattutto per il testo. È un testo molto, molto importante, Simple Man, ma bellissimo, l'avete fatto in maniera strepitosa, così è fantastico, cioè, veramente bravi. Bello Simple Man. Grazie. Quindi adesso ho visto che siete in procinto di fare un qualcosa di fresco. Sì, dalla penna di Tommy che ha tirato fuori quello che volevo raccontare appunto un po' del suo percorso e dei suoi sogni, è nata. Red Stang, perché diciamo che Red Stang è l'abbreviazione di cioè significa Mustang rossa. Mi è sempre piaciuta quest'auto, quella dell'epoca ovviamente. Non è una 500, 69. eh. Sempre è stato uno di quegli oggetti, li ho visti come anche la chitarra, gli oggetti di libertà, no? Te li godi, senti te stesso quando li provi,
Allora, ho scritto questo testo in che, diciamo, racconta un po' l'apoteosi dell'uomo libero, no? Quindi del godersi la vita attraverso la musica, il viaggiare nel deserto, in questi spazi aperti. È venuto fuori un testo, diciamo, molto americano, se vogliamo. Bellissimo, stile Born to Anche be lì Alive, c'è una vita. Born to be Sì. Wild, no? Sì, Stile che bellissimo anche quello, infatti, no? Quando uscirà? sì. L'abbiamo quasi finito, quindi non vogliamo, insomma, non vogliamo andare a una data precisa, però siamo proprio agli sgoccioli, per cui sì. Dai, Mentre invece dai. mi è piaciuto tanto Hello Mr. Batman. Fortissimo quel pezzo. Tanta roba. Sì. Quello da dove è nato? Ma allora, in realtà quando quel pezzo l'ho scritto un po' di anni fa io, però mi è sempre rimasto nel repertorio, non l'avevo mai inciso. E allora ho detto con Tommy, ma perché non proviamo a arrangiarlo, a vedere che cosa viene fuori, che cosa può uscire? Diciamo che il testo appunto è particolare, mi piaceva proprio per la particolarità del testo, perché dice Hello Mr. Batman, cioè ciao Mr. Batman, how are you doing today? Come stai oggi? You're so busy saving girls, cioè so che sei molto impegnato a salvare ragazze, please save me from another man, per favore salvami da un uomo, no? Che mi dava insomma un po' ecco, è una cosa a metà tra romantico e forse è molto rock. Ecco, Brava. e quindi era simpatica come, diciamo, come interpretazione. Abbiamo deciso di provare a farlo uscire, vedere se poteva essere accattivante. Ecco, anche se devo essere sincera, non abbiamo mai dato troppa retta a quello che forse voleva la gente, nel senso che poi alla fine siamo sempre andati per i fatti nostri. Abbiamo detto cerchiamo di essere più possibile a noi stessi e boh, alla fine di tutto mettere le cose che però volevamo veramente noi, tipo il 432, magari qualche ispirazione rispetto a qualcos'altro, però insomma, lavorare più che altro forse sul nostro suono. Poi io sono una molto pistina da quel punto di vista, sono una rompiballe allucinante. Infatti mi prendo forse troppi pochi vaffanculo, però No, ci sta. allora è importante, è molto importante quello che hai detto, suonare quello che a noi piace e non per accontentare la gente, perché questo chiaramente è un mio pensiero, è quello che ho sempre pensato da quando ho iniziato a mettere il primo do sulla tastiera della chitarra. Devo suonare quello che piace a me, perché se no, a questo sempre un mio pensiero, cado in un baratro che devo sempre ascoltare quello che mi dicono gli altri, ma è molto difficile. Cioè, perché alla fine, come tutti i giri ti giri, a qualcuno devi dare le spalle, no? E allora a quel punto mi sono sempre detto: vabbè, io non do le spalle a nessuno, faccio quello che piace a me, e se mi piace ascoltarlo bene, altrimenti io non è un problema, sto nel mio studio e suono quello che piace a me. Chiaro che diventa una lama a doppio taglio, ok? È più faticoso, è molto più faticoso. Però vedo che voi state andando veramente bene, quindi vuol dire che la gente apprezza molto quello che fate. Sì, in primis bisogna essere molto, secondo me, appunto, pensare a quello che si vuole fare, cercare di venirsi tanto incontro, anche perché siamo in due, a volte è difficile, come dici tu, perché io ho un'idea e magari Tom ne ha una completamente diversa e quindi dobbiamo cercare davvero, siamo sul filo del rasoio, cercare sempre di, cioè, se qualcosa non va bene a te, ok, lo si cambia, e se qualcosa non va bene a me, ok, lo si cambia. E sono in retroscena di quello che poi è il lavoro che magari una persona, per
però c'è sempre stata molta stima. Io ho molta stima di Tommy, veramente molta, perché è un bravissimo musicista, è una bravissima persona, e quindi alla base di tutto c'è un'enorme stima e rispetto. Comunque, al di là poi di tutte le cose che possono capitare, non capitare, comunque abbiamo avuto i nostri momenti anche noi, anche se c'è tanta coesione, però è chiaro che essendo due persone che hanno una storia magari alle spalle, poi incontrarsi in questo modo, poi perché comunque noi ci mettiamo tanto impegno, cioè siamo spesso a contatto e ognuno poi ha anche i suoi momenti di tensione, magari nella vita di tutti i giorni, tra... Certo. Proprio perché ci tengo a ricordare che noi non facciamo proprio solo questo, quindi ci va tanta pazienza, vero? Bro. Sì. Però vabbè, dai. Beh, ci guarda, io e il mio bassista siamo amici dal 1992. Okay. Quindi 32 anni che siamo amici e che suoniamo insieme da tantissimi anni. E si è creato ormai, dopo così tanti anni, non diventa quasi più un'amicizia, ma sembra quasi un parente. Cioè, è quella persona che se non ci sentiamo almeno una volta alla settimana, anche solo per telefono, magari per impegni lavorativi, lui per il suo lavoro, io per il mio, non riusciamo a trovarci a suonare, anche perché prima eravamo una band, adesso siamo rimasti io e lui e basta, e per fare blues va benissimo, basso e chitarra va molto bene, a volte non riusciamo a trovarci, però ci dobbiamo sentire, ci dobbiamo almeno sentire, quindi è difficoltoso i primi tempi, perché i primi tempi non è che andavamo proprio amore d'accordo, però poi si forma, se poi c'è, come hai detto tu, la stima, il rispetto e l'equità, no? Quando sbaglio io, scuso, ho sbagliato io, rifacciamo, queste cose, cioè lo zainetto di umiltà deve rimanere sempre bello pieno, e sono quelli che poi mettono a posto tutti gli equilibri, no? Su un gruppo musicale o su una coppia musicale, come siete voi, insomma. È difficile, è vero, però poi ci sono i risultati, poi si vedono. Grazie, ma sì, giusto. Ci deve essere proprio, come dici tu, alla base di tutto questo. Poi noi, vabbè, io ho proprio piacere perché per me è come un fratello, è diventato proprio come un fratello, ma cioè, anche per mio figlio, io sono una mamma di un bimbo di 9 anni, wow. È uno zio proprio, uno zio acquisito, quindi... insomma, c'è proprio il piacere di vedersi, di incontrarsi, è una bella, sicuramente anche una bella amicizia. Ho visto che fate parecchie serate anche in Svizzera, no? Andate anche a suonare in Svizzera. Sì, adesso andremo anche in Svizzera. In realtà, sì, abbiamo iniziato qua in Italia, abbiamo fatto la prima, in realtà avevamo già fatto qualche serata, però le prime ufficiali proprio, insomma, dove abbiamo invitato tutta, diciamo, il nostro seguito di persone, sono state da poco, e poi andremo a suonare in Svizzera, inizieremo con le 3 date che abbiamo tra Zurigo e la bassa Svizzera, invece la Svizzera italiana. E sì, e volevamo comunque anche portare avanti un progetto di tour europeo, quindi fare le principali città anche magari della Germania, della Francia, wow. Per sperimentare nuovi posti, insomma siamo più curiosi che il resto, cioè. Beh, chiaro, e poi io, Tom, mi raccomando, un concertino sulla Route 66. Sì, infatti è tutto in programma. Ci tornerebbe volentieri. In realtà ci sono andato in visita, però mi manca, sai. Immagino. Anche se io non sono molto per la Route 66, io sono più per la 61, per la Highway 61, che poi è quella che collega il Mississippi fino a Chicago. Quindi quella più blues, quella lì che taglia a me.
che taglia Memphis, che taglia quei posti magnifici. Però la Route 66 è quella più famosa, no? Quella più rock, diciamo. No? Ecco. Quindi, dai, per fare questo giro europeo, idee camper oppure qualcosa di più serio? Ma allora, guarda, a noi vorremmo andare con un Volkswagen, cioè sarebbe, ecco, proprio il sogno della vita, penso. Oppure io con il Volkswagen e Tommy con la Mazda. Per il momento ci accontentiamo della loro ospitalità, visto che ci danno vitto alloggio. E via. No, vabbè, saremo accompagnati, insomma, non andremo da soli, anche perché così ci divertiamo di più, poi anche un po' più sicuro. Insomma, avremo il mio compagno che ci darà una mano, un supporto in tutto ciò. Insomma, ad arrivare sui salvi. Perché insomma, dai, è un bel impegno, insomma, anche perché alla fine... Beh, Zurigo non è dietro l'angolo, quel pezzettino. È un po' altino. Quindi, insomma... Però, almeno, cioè, girare con la musica, appunto, è una buona cosa. Esperienza, è fantastico. Sì, è fantastico, è meraviglioso. Poi, sai, suonare in mezzo alla gente... non del posto, cioè non nostra italiana, ma suonare, si ha un altro approccio, no? Mm-hmm. Ti ascoltano diversamente anche. Ma sai che qui a Salottino sono venuti e stanno venendo diversi ragazzi, e continuo a scoprire che tanti ragazzi come voi vanno all'estero, cioè Olanda, Svezia, Finlandia, qualcuno in America. È stato qui Riccardo Marra, lui addirittura sulle navi da crociera, proprio, è bellissimo. Cioè, io no, quando ero giovane no, queste cose qui, non esageravo tanto, anche se ho fatto anch'io qualche uscita, ma non così tanto come voi, siete veramente coraggiosi, vi invidio un po'. Dai, però penso che alla fine... sia la cosa più bella, una volta che la crei, poterla portare in giro e vedere gli scenari, come reagiscono, i diversi posti, le persone, è proprio bello, alla fine ti senti libero, tu puoi capire, nel senso che quando poi suoni live, noi live tra l'altro suoniamo la maggior parte del repertorio con due chitarre, quindi Tommy può fare tutti i soli, insomma è molto figo, perché... E quindi... sicuramente da posto a posto ci sono feedback diversi, è bello. Beh, è sì, certo. Bello. Certo, con due chitarre chiaramente c'è più spazio di lavoro anche per Tommy. Tommy, la tua chitarra proprio preferita in assoluto? Un Telecaster. Ormai dentro da quella... ormai Telecaster. È amore. È semplice, è molto dinamica, mi piace un sacco la dinamica. Che non è neanche facile all'inizio aggiustarla, a dire la verità. È più facile aggiustare un Strat piuttosto che un Les Paul, però la tele ha un output un pochino più basso, chiaramente. Però quando impari a gestire la dinamica di quella chitarra, riesci a tirare fuori un sacco di sfumature sonore che le puoi adeguare a blues, country, anche il punk volendo, è molto versatile. Adesso gli ho detto che dovrebbe assolutamente mettere un B-Bender sulla Telecaster. Ho appena messo il Bixby, quindi... Me l'ha messo il Bixby, però. No, hai messo il Bixby sulla Telecaster. Ce l'ho qua, vediamo se... No, veramente hai messo il Bixby sulla Telecaster. Sì. Aspetta che la cerco, vediamo qua. Si apre, ti ha ucciso, no? Noi dobbiamo sperimentare. Eccola qua, si vede bene. Non ci credo! Vabbè, geniale! Ah, vabbè, tanta roba. Tanta roba. Allora, io di Telecaster ne ho 7. Ah. Qualcuno. Una diversa dall'altra, tra cui una addirittura è due humbucker, anzi un humbucker e un mini humbucker, uh-huh.
proprio per dargli un suono diverso dalle solite Telecaster. Come hai detto tu, la Telecaster è semplice, niente meno è stata la prima che la prima Solid Body che è nata, no? Quindi Leo era lungimirante in questa cosa, ma ha avuto pienamente ragione. Io vabbè, ho T-Line, quindi con la F semi-hollow, sono belle le Telecaster, hai ragione, sono un po' da capire come chitarra, da domesticare un po', però alla fine sono belle, dai, sono belle da suonare. West Wing che fa impazzire alla fine. Però 20, classico suono 620. Sì, però porca miseria, mettere quella leva è stato veramente arduo. Tanta roba. Sperimentazioni. Hai fatto bene, hai fatto bene. Io vabbè, sono uno che le leve non le ama proprio di suo, infatti ho, non lo so quante Stratocaster ho, boh, 6, 7, no. Ma in nessuna delle mie Stratocaster uso la leva, cioè, a parte questa che è su, che c'ha un humbucker al ponte, ma lo uso proprio pochissimo, quasi mai. E ho avuto una Epiphone con le fiamme, ho fatto un video, una Epiphone semi-hollow con le fiamme, nera con le fiamme sul corpo, e aveva appunto un Bixby, e non mi trovo, o non sono capace. Perché è molto limitante, c'è come tremolo proprio, per un tocco leggero. Anche se devo dire che sono rimasto un po' stupito, perché sulla stella funziona veramente bene. Poi io ho preso il classico Ashtray Bridge, ho dovuto fargli dietro delle svasature, okay, che praticamente se no non andavano a toccare, e devo dire che con le sellette tondeggianti funziona abbastanza bene, sinceramente, mentre invece sulla Les Paul è già più un problemino. Cioè, il vecchio Dynamatic è un po'. O c'è un roller bridge, ok? Però se hai il Dynamatic, la BR1 è un po' un dolore, perché si spaccano sempre le corde più fini alla fine. Sì. Chiaro. Che muta usi di corde tu? Che misura usi? Allora, ultimamente sto utilizzando le 9.46. Le Ernie Ball, quelle che hanno il pacchettino giallo. Sì. Prima utilizzavo, c'è stato un periodo che utilizzavo le 9.42. E poi quali usavo ancora? Sull'acustica metto le 11.52, mi sembra. Sì, 11.52. No, uso le 9.46, che sono una via di mezzo, no, tra, diciamo, le corde, cioè le corde fini sotto e quelle un pochettino più corpose sopra, più bassi. Sì, io utilizzo le 10.46. Ok. Io sono proprio un amante delle 10.46 su tutte le chitarre, tranne la 335. Sulla 335 c'ho le 10.52. Ok. Però, 335 è una chitarra che mi piacerebbe provare più, poi non l'ho mai provata. È una bella chitarrina, il 335 è una bella chitarrina, divertente da suonare, c'ha una bella tipa, vabbè, per il blues è il suo pane, ma per il rock and roll non si tira dietro, per il rock and roll non si tira certo indietro. Poi sì, poi Chuck l'ha usato da quanto tempo. Bravo, bravo, fatto grandissimo film, no, con Ritorno al Futuro, no, ho fatto bellissimo, bello. Beh, ragazzi, bellissimo, è stato bellissimo parlare con voi, conoscervi, sapere alcune vostre cosine, e poi sono contento che state lavorando bene, soprattutto perché siete da soli praticamente, fate tutto voi, ed è difficile. Ed è molto difficile, ci vuole tanta forza e tanta volontà, ma si vede, cioè, siete fantastici. Bene, grazie. È stato meraviglioso avervi qua al salottino, e vi seguiamo.
e soprattutto grazie. Ragazzi. Grazie, grazie davvero di cuore a te, grazie, a grazie. Tutti quanti, tutto il vostro staff, perché siete fantastici anche voi, quindi grazie dell'opportunità e salutiamo davvero tutti. Grazie. Grazie. Grazie mille. Buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.